4 cuccioli di pastore maremmano sono stati abbandonati, presumibilmente domenica, da qualcuno che se n'è voluto sbarazzare, infilandoli dentro un sacco di juta bianco, che poi è stato lasciato in via Parigi alla periferia della città. Ma come dice un vecchio proverbio, chiusa una porta si apre un portone. Se è vero che questi cuccioli hanno avuto la sfortuna di incontrare sul loro cammino qualcuno senza scrupoli che non ha esitato ad abbandonarli al freddo, incuranti di ciò che poteva capitar loro, è vero anche che sulla loro strada hanno avuto la fortuna di incrociare anche qualcuno che la vita gliel'ha invece salvata. Gli agenti di una pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato che stavano transitando in quella zona e hanno notato il sacco bianco. Si sono dunque avvicinati per capire cosa contenesse, incontrando gli occhietti di quei 4 cuccioli. Subito li hanno caricati in macchina e portati in questura. I cani, le cui condizioni di salute sembrano buone, sono stati rifocillati e coccolati e sono ora pronti per essere adottati da qualcuno che li ami davvero. Dall'avventura del piombo romano alle nuove tecniche sperimentali di indagini su materiali di interesse archeologico, le opportunità offerte dalla fisica e dalla chimica nel campo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali saranno al centro di un incontro scientifico in programma martedì 15 marzo alle ore 9 nell'Aula Magna dell'Università di Sassari. L'evento promosso dall'Ateneo e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare si aprirà con gli interventi del magnifico rettore, professor Massimo Carpinelli, e dall'accademico dei Lincei, professor Ettore Fiorini, fisico dell'Università e dell'INFN Milano Bicocca. Quali sono le potenzialità dei lingotti di piombo rinvenuti nei fondali sardi di Mal di Ventre a bordo dell'antica nave romana e conservati ai laboratori del Gran Sasso? In che modo il piombo vecchio di 2000 anni può aprire nuove vie di ricerca attraverso l'esperimento Cuore realizzato dall'INFN con la collaborazione scientifica dell'Università di Sassari per la verifica del cosiddetto doppio decadimento beta senza neutrini ipotizzato da Ettore Majorana? La discussione prenderà le mosse da qui per poi indagare le molteplici possibilità di valorizzazione dei beni culturali del Nord Sardegna. Grande successo anche quest'anno a Uri per la Sagra del Carciofo. Tradizionale appuntamento giunto alla sua 26esima edizione. I visitatori hanno potuto degustare menù a base di carciofi sapientemente preparati dalla Proloco di Uri in collaborazione con le Proloco di Sesto, Usini e Ittiri. Un sodalizio quello nato tra diverse Proloco per tutelare e valorizzare i prodotti tipici locali. Quest'anno gli ospiti sono stati intrattenuti dalle esibizioni itineranti del coro di Uri e dei gruppi folk Santarughe e quelli della Lettonia, Malta, Ungheria e dai musicisti della Romania. Un gemellaggio che trasforma la sagra in un appuntamento ricco di contenuti incentrata sul fabbisogno alimentare, lo sviluppo delle culture locali, l'importanza del chilometro zero e la valorizzazione dei prodotti locali. Due le iniziative a corredo della manifestazione, la donazione di sangue grazie alla presenza dell'autoemoteca dell'Avis e la gara podistica La Corri Uri, la corsa su strada a carattere regionale, ormai appuntamento fisso dei runner isolani. Siamo in compagnia del dottor Piero De Logu. Come mai qui oggi? Oggi siamo qui perché parliamo di comunicazione tra servizio di emergenza 118 e sordi. Questo problema che insomma ci affligge da tempo, cerchiamo di risolverlo con un corso di formazione agli operatori sanitari a cui verrà insegnato a comunicare al paziente sordo attraverso il linguaggio, la lingua LIS. Quindi penso che sia una cosa utile per il nostro servizio, in quanto fino ad oggi di queste cose non se ne era mai parlato, però visto che i sordi rappresentano una percentuale abbastanza elevata della popolazione, un sordo ogni 1000 abitanti, da noi in Sardegna superano le 2000 persone, ci è sembrato opportuno rivolgere attenzione anche al paziente sordo che può avere dei problemi sanitari. Quanti sono i sordi che sono interessati in questo caso? Beh, in Sardegna abbiamo circa 2000 persone che sono coinvolte, potrebbero essere coinvolte in una patologia per cui potrebbero avere necessità di soccorso. Ci sono dei metodi di comunicazione per poter dare l'allarme per un sordo? Come può fare un sordo per poter dare l'allarme oggigiorno?
Allora, adesso attualmente esiste solo la possibilità attraverso lo smartphone di mandare un messaggio di allerta, però il messaggio di allerta non dice quale tipo di allerta o quale tipo di patologia ha il paziente, per cui stiamo elaborando un software per cercare di evidenziare almeno la differenza tra patologia traumatica o malore. Questo percorso si sta, diciamo, è in evoluzione, per cui speriamo che al più presto possiamo introdurlo nelle nostre centrali operative. Gli sponsor per questo convegno sono la Lerdal, che è la ditta che produce i manichini di rianimazione cardiopolmonare, e la Iridem, la importatrice della Philips per quello che riguarda i defibrillatori semiautomatici e automatici. Questo manichino che vedete qui sul tavolo non è altro che un manichino innovativo, perché permette di poter fare il massaggio cardiaco attraverso un feedback visivo. Quindi posso tranquillamente fare il massaggio e verificare il massaggio fatto sul manichino con la giusta profondità e il giusto rilascio, lo potete vedere lì. Mi dà anche un feedback sia a livello per quanto riguarda la rianimazione e quindi il massaggio, che anche la ventilazione attraverso questo pallone. Quindi in questo caso magari iperestendiamo il capo, vediamo visivamente la ventilazione il feedback della ventilazione sul sistema. Questo è un sistema innovativo perché permette anche alle persone sorde di poter fare un RCP di qualità e quindi fare una giusta valutazione. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti, che sono lo 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se preferite invece mandarci una mail. Vi ricordo anche il nostro sito, che è www.telegin.tv, dove ogni giorno troverete il notiziario, l'archivio dei notiziari e ovviamente anche tutte le nostre produzioni. Ma vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, che è Telegin, all'interno della quale potete trovare di volta in volta anche qualche anticipazione sulle notizie che poi ritroverete approfondite nel telegiornale. I sapori dell'asinara arrivano nei mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna. A partire da questa settimana, infatti, nelle piazze di Sassari, Alghero e Porto Torres, uno stand della Coldiretti sarà destinato alla vendita del pesce. Un angolo a miglio zero, gestito dagli imprenditori ittici Bainzu Leone e Costantino Cossu, iscritti alla Coldiretti Impresa Pesca. Il primo appuntamento con la vendita del pescato è oggi al mercato Campagna Amica di Porto Torres, dove lo stesso servizio sarà poi offerto ogni giovedì mattina ad Alghero e ogni sabato mattina al mercato all'emiciclo Garibaldi a Sassari. L'offerta sarà varia e comprenderà calamari, merluzzi, triglie, polpi, razze, gamberi, scampi, totani, caponi, sogliole, seppie, saraghi, rana pescatrice, dentice e aragosta. Siamo felici di poter offrire ai nostri clienti un nuovo servizio di vendita diretta all'interno dei mercati Campagna Amica, ha detto il direttore della Coldiretti di Sassari Gallura, Ermanno Mazzetti. Con il pescato del Golfo dell'Asinara, l'assortimento dei nostri stand sarà ancora più vario e il paniere a filiera corta ancora più completo grazie alla vendita di verdure, latticini, carne e pesce. L'obiettivo è, come sempre, quello di valorizzare il prodotto locale e di sensibilizzare i clienti al concetto di stagionalità. Nell'ultimo fine settimana i mercati di Campagna Amica hanno fatto registrare un importante record con la raccolta di 1 milione di firme a sostegno della candidatura dell'arte dei pizzaioli napoletani a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Anche i mercati del Nord Sardegna, grazie alle iniziative organizzate a Sassari e Tempio, hanno preso parte all'iniziativa collezionando più di 2000 firme. Questo era il comunicato della Coldiretti, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto anche oggi, ricordarvi che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie! Il G1
GSD Porto Torres rientra dalla trasferta in Germania ad Amburgo con il pass per la Final 8 della Champions Cup del basket in carrozzina continentale. Davvero una grande impresa quella degli uomini di coach Sara Cappellini, che hanno inanellato 3 vittorie e una sola sconfitta, peraltro arrivata contro la corazzata spagnola del Real Madrid. C'è da ben sperare anche per il proseguo del campionato, anche perché a far compagnia nella Final 8 della competizione continentale sono la Santa Lucia Roma e la Briantea Cantù. Davvero un bel segnale per quello che è il movimento cestistico del basket in carrozzina sardo, sperando che davvero in queste ultime 3 giornate si riesca a migliorare sicuramente la posizione della griglia dei playoff per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto. Noi continueremo naturalmente a seguire le gesta dei ragazzi in canotta bianco-blu e su tutti vorremmo però ricordare le grandissime prove sia di Matt Scott ma soprattutto di George Bates, che sono stati votati dalle giurie degli allenatori durante la competizione Euroleague 1 nel quintetto ideale. Quindi 2 giocatori di Porto Torres nel quintetto ideale di quella che è la formazione che potrebbe davvero sbaragliare il campo, e credo che sia cosa di non poco conto, come direbbe un ben più titolato collega. Ci si rituffa subito in campionato, 3 giornate alla fine e davvero forza GSD. Rettoria di Sant'Antonio Abate, arciconfraternita dei Servi di Maria, solenne settenario predicato in onore della Santissima Vergine Addolorata. Fino al 18 marzo, sante messe nei giorni feriali alle 9 e alle 18.30, nei giorni festivi alle 10 e alle 18.30. Oggi celebra Don Massimiliano Salis, parroco di San Giuseppe. Tutti i giorni alle 17.45 esposizione del Santissimo Sacramento, corona dei 7 dolori di Maria Santissima e tradizionale canto dello Stabat Mater. Durante il settenario sarà esposto il prezioso crocifisso Il Moro, di proprietà dell'Intergremio Città di Sassari. Telefono amico Onlus. Favorire integrazione e comunicazione. Sono aperte le iscrizioni alla scuola per l'apprendimento della lingua italiana, parlata e scritta, destinata ai migranti adulti residenti a Sassari e nell'Interland. Info allo 079 27 8991 o all'indirizzo mail telefono.amicosassarionlus@yahoo.it. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.